Salve a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare alcune informazioni, o meglio, un po' di tips and tricks per le vostre partite di Baldur's Gate 3. Ci tengo a precisare che alcuni di questi trucchetti, anzi uno in particolare, risulterà a mio avviso un vero e proprio cheating. Comunque sono qui per mostrarvi di che cosa si tratta. Ma bando alle ciance, direi di partire con il primo. All'ingresso del tempio in Mountain Pass troviamo dei ghitianchi che se la prenderanno con dei poveri sventurati e se avete già giocato questa parte del gioco saprete benissimo che l'esito sarà tutto fuorché positivo. Ebbene, esiste un modo per impedire il peggio e inoltre avere accesso facile al tempio. Guardate attentamente. Vi basterà semplicemente interrompere la conversazione e intervenire immediatamente per attaccare i ghitianchi. Una volta terminato lo scontro potremo entrare senza problemi nel tempio. Come secondo tip vi voglio segnalare la possibilità di lanciare letteralmente le pozioni rompendole ai piedi del nostro bersaglio per curarlo. E questo può avvenire anche a due membri del nostro gruppo, però ricordatevi che per ottenere questo risultato dovranno essere molto vicini l'uno con l'altro e non distanti, altrimenti la pozione andrà semplicemente sprecata. Vi voglio ricordare inoltre che questo effetto non si applica soltanto per le pozioni di cura, ma in generale per tutte le pozioni, incluse quelle della velocità e anche quelle dell'invisibilità, quindi sperimentate. Per questa tip vi ricordo ragazzi che sarà possibile commerciare con i PNG, in particolare con Zevlor, che ci darà la possibilità di ottenere un oggetto barattandolo o acquistandolo che normalmente ci verrebbe consegnato al completamento di una quest. Esiste una maniera molto pratica per riorganizzare l'inventario, in particolare vendere quegli oggetti che non si vogliono più tenere nell'inventario in un semplice click. E andiamo a vedere come. Tutto quello che dovremo fare sarà aprire l'inventario, selezionare uno degli oggetti che dovremo vendere e tenere premuto Shift verso l'ultimo degli oggetti che andremo a vendere. Dopodiché, cliccando con il tasto destro, selezioneremo Aggiungi alla mercanzia. In questo modo avremo gli oggetti pronti per essere venduti a un mercante. Per fare questo vi basterà semplicemente cliccare sulla spunta Commercia in alto, nella finestra del vendor, e cliccare in fondo sul pulsante Vendi la mercanzia. Avete trovato un forziere e risulta particolarmente difficile da aprire. Cosa fate? Lo attaccate con le armi? Una mossa che vi sconsiglio, visto e considerato che andreste a rovinare il contenuto. Allora, esiste una maniera. Vediamo quale. Ponetevi in un punto abbastanza alto, dopodiché prendete il forziere e semplicemente lanciatelo sotto. Una volta distrutto, potrete andare a recuperare il contenuto del forziere. Ok ragazzi, adesso vi voglio segnalare questo tip, questo trick più che altro, perché mi sono divertito particolarmente tanto nell'adoperarlo, ma vediamo di che cosa si tratta. Il trucco che vedrete adesso è sicuramente una maniera poco sportiva per affrontare un fight, visto considerato che ci troviamo di fronte a una porta che può essere aperta soltanto dal nostro lato. È addirittura abbastanza resistente da sopportare diversi colpi, sia a distanza che in mischia. Per cui, approfittiamone. In breve, il trucco consiste nel tenere la porta chiusa e aprirla soltanto quando dobbiamo effettuare l'attacco, in modo tale che riusciamo a baitare il nemico che si avvicina alla porta e non potrà fare nient'altro che tentare di scassinarla, invano ovviamente. Quindi a quel punto dovremo semplicemente passare il turno al nostro compagno di squadra, riaprire la porta, effettuare l'attacco e concludere lo scontro chiudendo la porta. Ovviamente scontri di questo tipo non rappresentano la prassi nei combattimenti in Baldur's Gate, ma
ma soltanto rare eccezioni. Il più delle volte ci troveremo magari ad affrontare dei nemici che sì, stanno dall'altra parte della porta, ma la porta stessa può essere distrutta. A quel punto magari avere nell'inventario un oggetto come una cassa da porre tra di noi e il nemico potrebbe essere utile per ostacolarlo, mentre magari dei nostri compagni con degli archi o degli incantesimi possono attaccare a distanza il nostro avversario. Ma adesso siamo giunti all'ultimo tip, o meglio, quello più cheatoso di quelli che ho presentato. Chiaramente questi erano più dei consigli che non dei cheat, ma quello che vi faccio vedere adesso è letteralmente un cheat. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Servendoci soltanto di qualche cassa impilata, questo ci permetterà di scavalcare delle pareti praticamente invalicabili, consentendoci di passare nelle stanze adiacenti, come state vedendo in questo video. Ragazzi, l'importanza delle casse e degli oggetti accatastabili in questo gioco è qualcosa di estremamente fondamentale, perché come ho già detto prima, ci consentono non solo di scavalcare delle strutture, ma anche di creare delle situazioni come ostacoli per i nostri avversari. E questo accadeva già anche in Divinity 2, quindi diciamo che Larian ha mutuato quell'esperienza anche in Baldur's Gate 3. E quindi si può fare anche questo. Comunque, ragazzi, noi siamo giunti alla conclusione di questo video. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate pure, fatemi sapere la vostra e ovviamente iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!